Nel primo pomeriggio di oggi un grave incidente stradale ha macchiato di sangue il chilometro 24 della statale 514 Catania-Ragusa in territorio di Licodia Eubea. Lo scontro è avvenuto tra una Ford EcoSport, a bordo della quale viaggiava un uomo di 49 anni, e un camion che proseguiva in direzione Ragusa. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, sul posto i carabinieri della radiomobile di Caltagirone della stazione di Licodia, i due mezzi sono entrati in collisione. Ad averne la peggio il conducente della Ford, che sarebbe deceduto subito dopo l'impatto, motivo per cui a nulla sono valsi i tentativi mossi dai sanitari del 118 della postazione di Vigini, che erano giunti sul posto per prestare soccorsi, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente del camion, in comprensibile stato di shock, è invece rimasto illeso. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, in quanto la vettura è andata letteralmente distrutta. A supporto di tale tesi erano evidenti i segni sull'asfalto dei pezzi del motore e della carrozzeria, che erano sparsi in un raggio di almeno 100 metri. Prova ne sia che il camion, a seguito dello scontro, ha fermato la sua corsa un centinaio di metri più avanti rispetto al punto di impatto individuato dai carabinieri. La vittima è rimasta all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Caltagirone per gli interventi di loro competenza e per mettere in sicurezza la vettura incidentata. I rilievi del drammatico incidente sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone e dei militari della stazione di Licodia Eubea, unitamente al comandante della medesima stazione, il luogotenente Giovanni Ravalli, che hanno operato a supporto. Sul luogo della tragedia anche il personale della sezione compartimentale dell'ANAS di Catania, che hanno supportato i militari per quanto concerne la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti, ma non è rimasto bloccato, in quanto i flussi viari sono stati da fluire a senso unico alternato sulle due opposte direzioni.